richiesta appunto le partite IVA regionale, sono qui a farci capire in maniera pragmatica da tutti loro, tutte partite IVA che sono in difficoltà perché 2 mesi di lockdown gli hanno creato dei danni economici, come tutti sappiamo, incredibili, e solo loro sanno le difficoltà che hanno adesso a ripartire, soprattutto perché al momento non ci sono sostegni da parte del governo di nessun tipo. Le prescrizioni legate appunto ai distanziamenti sono arrivate a ridosso, quindi c'è difficoltà anche per loro ad adeguarsi rispetto ai dispositivi richiesti. Naturalmente c'è un problema di spazio, c'è un problema di poter ripartire e fare in modo di mantenere i costi della ripartenza, perché sappiamo che i posti a disposizione saranno molto meno e i costi per loro saranno superiori. Hanno bisogno e hanno diritto di risposte, perché noi come comunità non possiamo pensare di vivere senza i nostri bar, i nostri ristoranti, i nostri piccoli esercizi di vicinato, perché sono l'anima della nostra comunità, di tutti noi. Non possiamo pensare che possano essere sostituiti solo dall'e-commerce o dai centri commerciali. Hanno bisogno però di avere certezze e non rassicurazione, perché finora purtroppo non hanno avuto fatti, e noi sappiamo bene quanto le partite IVA non hanno mai vissuto di assistenzialismo e tantomeno lo vogliono viverlo e viverne oggi. Siamo però in un periodo storico straordinario. Quindi dobbiamo tutte le istituzioni ai vari livelli devono avere il coraggio di agire in maniera rivoluzionaria, di fare azioni che non si sono mai attuate prima, perché forse non si sentiva la difficoltà reale, ma oggi è scoppiato un vulnus legato a tutta la pesantezza burocratica dei costi, delle tasse, della gestione che abbiamo avuto in questo paese negli ultimi anni. C'è bisogno di avere coraggio, di prendere decisioni forti, perché se non aiutiamo tutti loro a ripartire, veramente rischiamo che il danno economico di questo coronavirus sia molto peggiore del danno sanitario, e se cadiamo adesso non ci rialzeremo più. Quindi dobbiamo credere che chi ci governa abbia il coraggio e la spinta per fare quello che ancora purtroppo non è stato fatto. So che è difficile, ma ci dobbiamo credere, perché è l'unico modo perché il nostro paese riparta.